Eccoci. Allora, per cominciare, qual è il tuo primo ricordo legato alla danza? Allora, il mio primo ricordo è quando ero piccolo, non saprei dire quanti anni, forse 8 o 9, e a casa di un anziano zio dei miei genitori che aveva un lettore di vinili, di 33 giri credo, di musica alpine o tirolese, non mi ricordo. E quindi le mettevano e io la sera ballavo come un pazzo su queste musiche improponibili. Questo è il mio primo ricordo. Se tu adesso potessi esprimere un desiderio, con chi balleresti? Mi piacerebbe danzare con... con 10 bambini piccoli, sotto i 10 anni. Basta, sì, il mio lavoro. La colonna sonora ideale per te? Per me è un brano di William Basinski che si chiama The Disintegration Loop numero 1. È il primo di una serie di brani che lui ha creato prendendo una piccola sezione di sue vecchie registrazioni musicali, riproducendola per più di un'ora su un vecchio nastro, lettore di nastri, e registrando i cambiamenti che ad ogni ripetizione di questo loop avvenivano, e quindi il risultato è che nell'arco di quest'ora questa piccola parte musicale si distrugge, si dissolve, il suono da molto chiaro si dissolve nel nulla, ma in una durata molto lunga. Ed è un brano con cui io lavoro molto e che in questo momento racconta anche molto della mia ricerca, di quello che mi interessa come autore di danza. Total Physical Response, se te la senti. Se tu potessi definire la danza con 3 passi, quali sarebbero? Allora, il primo è un passo che di un assolo di Carafrigo che si chiama Takeya, che è l'assolo che mi ha convinto a provare a fare questo mestiere, e anni dopo l'ho rincontrata, le ho raccontato e ho provato a farmelo spiegare, è molto difficile perché non ci sono mai riuscito, ed è una cosa così. Il secondo è un passo al quale io sono molto affezionato, attorno al quale ho creato uno spettacolo che si chiama Cronacchieri Draghi Addormentati, che in realtà sembra simile a quello di Carafrigo, anche se in realtà non c'entra niente, che è questo. E il terzo, siccome è il lavoro che mi ha più cambiato come interprete, come danzatore, e che più mi ha divertito fare e che credo non mi capiterà mai più una cosa del genere, è Folks di Alessandro Fisciarroni, farei un piccolissimo pezzo di Shoot Platter, che è una danza popolare del Sud Tirolo, della Bavaria. Mi devo alzare, proprio un micro momento. Grazie. Grazie a te.